cieche e ipovedenti alla guida di un fuoristrada. Un'esperienza straordinaria per i soci della sezione ragusana dell'UIC, che insieme ad una delegazione di Siracusa hanno guidato il fuoristrada messo a disposizione dal club Monti Iblei all'interno dell'area protetta di Monte Lauro in territorio di Giarratana. Per noi è sempre un motivo di interesse partecipare a questa manifestazione che da 13 anni ci vede protagonisti. In Italia siamo l'associazione che ha promosso maggiormente per 13 anni questi incontri. È una sensazione particolare per noi non vedenti, ipovedenti che ci mettiamo alla guida, e poter noi accelerare, muovere un volante per noi è qualcosa di molto importante, emozionante, suggestivo. E organizziamo sempre tre competizioni perché ci sono i non vedenti, gli ipovedenti e i vedenti che vogliono fare l'esperienza bendati. Questo porta a noi un motivo di orgoglio perché sono tre gare con sensazioni diverse l'una dall'altra. È una iniziativa che non è nuovissima, nel senso che l'Unione Italiana delle Cieche, che già è alla 13ª edizione, è con dei gruppi fuoristradistici per fare questo tipo di attività. Sono ormai quattro, che la fanno assieme a noi, diciamo anche con la nostra collaborazione, e li abbiamo ospitati per questo tipo di attività all'interno dei Demani Forestali. La manifestazione è stata fatta negli altri anni a Randello, nel periodo di fine estate, e quest'anno abbiamo deciso di raddoppiarla se loro saranno d'accordo, e per celebrare il fatto che abbiamo realizzato questa riattrezzata qui a Monte Lauro, quindi ai confini della provincia di Ragusa andando verso Siracusa, e abbiamo pensato di ospitarli in questa zona e realizzare un piccolo percorso che naturalmente non ha creato assolutamente alcuna modifica, diciamo, del territorio, e per consentire a queste persone di avere l'emozione per un attimo di guidare queste macchine così potenti e rumorose diciamo, per qualche minuto qua in mezzo a questo scenario che secondo me è bellissimo. Vicino all'area attrezzata che abbiamo realizzato alla fine della primavera scorsa, è stata aperta in via diciamo sperimentale soltanto nel periodo estivo, e ora in primavera l'abbiamo riaperta e l'abbiamo ampliata come numero di tavoli. Sono disponibili circa 20 tavoli, e i barbecue naturalmente, i servizi, il parcheggio all'ingresso, tutto realizzato, non chiaramente i servizi ma i tavoli, i barbecue, tutto con pietra lavica che abbiamo prelevato, diciamo, da quella che era qui disponibile senza toglierne troppo dal terreno, però prendendo le piccole pietre e poi componendole assieme i nostri operai per realizzare questa zona così particolare che si inserisce perfettamente nel territorio, che sappiamo che Monte Lauro era un vulcano una volta, quindi questa è tutta pietra lavica, e abbiamo realizzato una struttura che fosse il meno possibile invasiva rispetto all'ambiente. Con i ciechi, con i non vedenti, i ipovedenti, oramai il rapporto è consolidato, penso che noi li cercheremo e loro ci cercheranno ogni anno per manifestazioni come queste o simili. Siamo felici quando possiamo aprire i demani per questo tipo di attività. Siamo lieti, sempre orgogliosi di fare questo evento. Dobbiamo ringraziare soprattutto l'Unione Ciechi, la Forestale, che ci dà sempre questo piacere di fare questa manifestazione, il Club Monte Iblei, e quest'anno abbiamo collaborato insieme alla FIF, che è Federazione Italiana Fuoristrada. Quest'anno abbiamo fatto una cosa molto diversa, abbiamo organizzato un trail per mettere a dura prova i non vedenti e i vedenti bendati. Innanzitutto siamo rimasti contenti perché ho incontrato diversi amici, quella è la cosa più importante. Poi il fatto che portiamo la macchina, io non lo facevo da penso 30 anni, 35 anni. Tra l'altro ho fatto anche un altro giro rispetto agli altri, perché il mio copilota, l'amico mio Enzo, mi ha fatto dire quando era lungo il percorso, perché il primo percorso l'abbiamo fatto veloce, non sapendo il chilometraggio, le centinaia di metri che erano, e quindi ora abbiamo calcolato bene il tempo, lo spazio, e diciamo che la seconda
fuori gara la seconda volta ho impiegato 5 minuti e 3 secondi e 4, quello. Cioè, diciamo, siamo rimasti a fronte di 2 minuti e mezzo il primo giro, quindi capisce bene.